importante della stagione per il campionato di Serie C2, il girone C. Cisterna è pronta per questa sfida veramente da brividi tra il Cisterna capolista che guida la classifica del raggruppamento del Sud Montino con 48 punti ad affrontare il Minturno che si attesta a due lunghezze di ritardo. La più cordiale buonasera da Daniele Porcelli. Sfida della gara più importante della stagione Serie C2, parte proprio in questi istanti il Minturno. Giocondi si riprende a giocare, calcio di punizione, Autiero recupera il pallone, adesso il Minturno, grossa possibilità per Benvenuto, assegnato agli avversari per la rimessa al contrario, c'è stato quindi un controfallo, il numero 10 Ocale, il tiro, la possibilità da parte di Vanderlei, dovrebbe essere, se non andiamo ma errati, di Brossi, adesso il tiro di Vanderlei, il vantaggio di Tiziano Ponso e la gara si sblocca qui a Cisterna, quindi la formazione Sud Pontina, adesso perde il pallone, lo recupera Cucchi e c'è il tiro subito, non può fare altro, ci ha provato, adesso il tiro, la rete del pareggio da parte di Brossi, l'1-2 veloce, rapido adesso il fraseggio da parte del Minturno e c'è il tiro di Texeira, allontana Autiero, sicuramente proverà, parte la rincorsa, il tiro e ci mette una mano Agnadiche, 1-2 con i piedi, poi corregge per Pozzo e c'è Petronzio, Autiero, ah, grossa ingenuità, la palla persa e spreca Sanchez la possibilità, palla recuperata da Minturno con Sacchen, Brossi, Tesei, Vanderlei, la possibilità, la correzione di Sanchez, Autiero, il tiro di Autiero, palla recuperata dalla Minturno, c'è il tiro da parte di Brossi, ah, grossa ingenuità da parte di Ponzo, la palla messa in mezzo in rete, arriva il vantaggio del Minturno, Texeira, ancora Minturno, si accentra, il tiro, la risposta di Tesei, diventa pericoloso Tesei, Ponzo, la possibilità, il tiro, la rete, il pareggio con il gol, la doppietta personale da parte di Tiziano Ponzo, poco più oltre la linea mediana del campo, il tiro, la risposta di Petronzio, recuperato dai giocatori del Cisterna, questa volta con Ponzo, ci prova Cucchi, trovano Spiraglio, la possibilità, poi Agnadiche si accentra, il tiro in rete, il gol di Emanuel Agnadiche, ci prova Vande Texeira insieme a Benvenuto, la possibilità con Sanchez, proprio il tapin vincente, ancora Autiero, il tiro, ancora Autiero, la ribattuta da parte di Petronzio, in Vanderle tra Giocondi, Autiero, il tiro ribattuto da Petronzio, ancora Autiero, recupera la palla Texeira, scivola anche Cucchi, Sanchez tutto nel Minturno, adesso proteso in avanti, Benvenuto, la palla messa in mezzo, rete, il pareggio di Texeira, Agnadiche scivola insieme a Petronzio, recupera il 3 contro 1 per del Minturno con Texeira, il gol di Correa, la sua corsa, sicuramente proverà a spedire il pallone in fondo al sacco, ci prova ma la palla finisce fuori, Autiero, gesto bellissimo verso Clavari, distende la palla dalla parte opposta dove trova Daria, il tiro, la risposta, la possibilità per Brossi, il palo, parte la rincorsa di Cucchi e c'è Petronzio, il Minturno, i secondi, il tiro, la possibilità da parte di Brossi, finisce qui, l'arbitro dice che può bastare,
il Minturno batte il Cisterna per 4-3, prima sconfitta stagionale in casa per gli uomini di Amleto Giocondi, che a questo punto perdono la vetta della classifica proprio ad appannaggio della formazione allenata da Andrea Cardillo, che sale così a 49 punti con il Cisterna che segue a 48 punti. Per il momento è tutto, più cordiale buonasera da Daniele Porcelli.